e adesso andiamo avanti. Qua nelle acque del fiume Kazanka, qua nelle acque russe è Simone Ruffini che riesce a portare la nostra nazionale in cima al podio sul gradino più alto, lassù dove si accarezza, dove si assapora il gusto più dolce che è quello della medaglia d'oro. Simone Ruffini è campione del mondo nella 25 chilometri iridata di Kazan, l'Italia può gioire. Medaglia d'oro nella 25 chilometri di fondo mondiale. Beh, una vittoria costruita in maniera perfetta. La vittoria di Simone Ruffini ai mondiali di nuoto a Kazan in Russia, nel fondo 25 chilometri. Oggi Simone Ruffini è qui con noi, benvenuto al caporal maggiore della sezione nuoto nel centro sportivo dell'esercito. Buongiorno. Domanda d'obbligo che facciamo un po' a tutti i campioni, gli sportivi che vengono qua. Che si prova in quel momento sul podio? Poi parleremo anche del cartello che abbiamo visto, però quando si alza la bandiera si sente l'inno con la medaglia al collo. Sul podio c'è una bellissima emozione, è abbastanza difficile da descrivere, è molto, cioè felicità, c'è tutto un insieme di cose che poi rendono difficile realizzare quello che si è fatto. Ecco, abbiamo visto il cartello che menzionava prima Alessio, che ha colpito tutti quanti, una proposta di matrimonio dal podio per l'appunto. Vuole raccontarci come le è venuta l'idea di farlo? Ah, l'idea è da un po' che già girava nella mente. Mancava il risultato. L'idea era quella di, se arrivo a podio, faccio questa cosa. Era una sorpresa reale oppure aveva già parlato con la sua fidanzata? No, era una sorpresa reale. Avevo parlato giusto con il fisioterapista. Ecco, i cerimoniali sono piuttosto rigidi, no? Si sale sul podio, si aspetta. Cosa le hanno detto gli organizzatori? La signora che mi ha scritto il foglio mi ha detto: guarda, io non so se riesci, troviamo, proviamo. Come hai detto te, andare sul podio richiede ordine, precisione. Questa cosa ha un po' scombussolato il loro modus operandi, quindi... L'hanno ripresa? Le hanno detto qualcosa quando è sceso dal podio oppure hanno lasciato cuore? No, è stata una cosa bella, quindi mi hanno ripreso. Ecco, Aurora, l'abbiamo vista la reazione, la commozione, si vede la sorpresa sincera. Quando poi è sceso dal podio, cosa le ha detto Aurora? È venuta subito dietro e mi ha detto di sì. Le ha risposto? Sì, sì, sì. Ha detto prima di sì, ha risposto anche con il cuore, poi ha risposto di sì. Parliamo della sua passione per il nuoto, di questa che poi è diventata la sua vita, la sua professione. Lei ha cominciato a nuotare a 5 anni e leggevo che però aveva una paura folle dell'acqua. Io ho iniziato a nuotare a 5 anni, spinto dai miei genitori, in particolare Mario e la mamma. E all'inizio sì, io per un anno proprio non riuscivo a entrare in acqua. L'unica piangeva quando entrava? Piangevo in continuazione. L'unica maniera era il regalo alla fine, quindi mamma che diceva: guarda, se oggi fai il bravo, ti regalo una macchinina, ti regalo qualcosa. E piano piano è nata questa passione per il nuoto. Loro sognavano per lei un futuro appunto a livello agonistico oppure era uno sport? Forse la mamma sperava che diventassi dottore, come si dice. Il babbo invece penso che sperava che diventassi quello che ho appena fatto. Ci racconta quanto si allena, come si allena? 25 chilometri di nuoto sono davvero tanti da Io mi reggere. Alleno tutti i giorni, mattino e pomeriggio, 2 ore e mezzo, anche 3, dipende poi dai lavori e dai periodi di carico. Quanto è importante per un atleta di uno sport, tra virgolette, minore, ma solo forse come popolarità, entrare in un contesto come quello dell'esercito? Quanto vi sostengono? Quanto vi aiuta l'esercito? È molto importante, soprattutto nel periodo che stiamo affrontando. Comunque io riesco a fare il nuoto, riesco a continuare la mia passione, quello che mi piace, grazie all'esercito, perché mi aiuta, mi sostiene, mi mette a disposizione impianti, strutture. E questo periodo non è molto facile trovare e fare una cosa che ti piace. Quanti anni ha lei? Io ho 25 anni.
Io volevo tornare appunto da donna sul piano più emotivo. Aurora è nuotatrice come lei, sì. Marchigiana come lei, sì. Posso chiedere come vi siete conosciuti? Sì, in piscina. È effettivamente abbastanza facile. In piscina non si fanno 25 chilometri. No, in piscina non si fanno 25 chilometri. Per allenarsi deve andare anche insomma... A volte andiamo anche in mare o in lago, dipende da anche i vari collegiali con la nazionale cosa... Quanti anni fa vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti, io sono andato a Pesaro a 16 anni, quindi tra i 16 e i 17 anni. Quante domande private che fai, non è carino tutto questo. Vabbè, la curiosità è donna, no? Non... Prossimi obiettivi, Simone? Prossimo obiettivo, con la 10 km siamo riusciti a strappare la qualificazione per Rio. Quindi da settembre inizieremo a lavorare per appunto per Rio. Grazie. Simone Ruffini, in bocca al lupo per Rio e non solo, anche per il matrimonio, che forse è più difficile di 25 km in acqua. Grazie per essere stato con noi, adesso c'è il TG1.